che piano abita? Al quinto piano. L'ascensore non funziona da 5 mesi. Guardi, io ho pure l'ernia, guardi, 2, 1 e 2. Sono consumata. Siamo ora tutti grandetti perché è 40 anni che abitiamo qua. Mio marito è morto per questo, l'hanno dovuto scendere con la sedia. Da quando non funziona più l'ascensore lei praticamente non può più uscire. No, e come nessuno, senza ascensore? Non ce la faccio, sono malato di cuore. Come ce la faccio? Io ho 81 anni. Malata sogno e se ne accampa ai miei figli, ci calo guanaro e chi ti comanda a poter ammazzare, non chiede mi sono con guanaro. Io abito al secondo piano e ho mio fratello che c'è invalido, che fa fatica ogni volta a salire le scale, poverino, perché è invalido al 100%. Voi pensavate che si risolvesse in poco tempo, invece sono passati 5 mesi. Sono passati 5 mesi, infatti mia mamma, poverina, aspettava che si sistemava l'ascensore, però è venuta a mancare a febbraio. In fondo a queste scale quindi cosa c'è? C'è una situazione ancora peggio di questa, ci sono i contatori della luce dove noi non possiamo andare, dei cantinati privati nostri dove non possiamo completamente scendere, perché la situazione è peggiore di questo pezzettino sotto. Ecco, volevi fare una linea internet ma non hai potuto perché no. Non si può scendere. No. Mi hanno distetto direttamente la pratica perché la situazione è questa e loro non intendono fare un lavoro con questa situazione, anche perché se entriamo all'interno andiamo ad aprire le gabbiette dove devono passare il filo, giustamente escono le zanzare anche da lì, fino al quinto piano. Pieni, pienissimi, non si può stare. Inverno e estate, non cambia. Non cambia niente, siamo nel decreto assoluto. Un altro problema del palazzo qual è? I citofoni che non funzionano bene, c'è chi funziona e c'è chi no. E noi l'abbiamo detto, lui manda sempre, l'elettricista lo manda, però purtroppo non ci aggiustano il guasto. Ogni quanto si forma più o meno? Subito, il tempo che puliscono è già subito, ci sono mobili e cose. Ora è da circa un mese che non puliscono, siamo un'indecenza. Vi vergognate un po' a fare venire persone a casa? Sì, e come? Ci vergogniamo sì, perché qua non viene nessuno. E questo, siamo abbandonati. Ma negli ultimi anni ha visto peggiorato questo quartiere? Sì, è molto peggiorato, come pulizia, come su tutto. Noi paghiamo profumatamente la Dare e dico pure che la paghiamo per questi zozzoni di questa Dare profondamente, che aumenterà ancora di più. La quale abito da 40 anni, beh, fino al 2010 si stava da signoroni. Questo villaggio che è abbandonato a se stesso, ma io non capisco perché noi dobbiamo essere rinormalizzati in questo modo, la gente semplice, la gente buona.